Buonasera a tutti ed eccoci ritrovati per questo nuovo ciclo di live su Passione Astronomia. Allora, accanto a me in modo virtuale, diciamo, Rossa Santomartino dall'Università di Edimburgo, quindi siamo diciamo molto 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 distanti dall'Italia, che stasera ci parlerà di un argomento veramente veramente molto interessante. Arriveremo addirittura sulla Stazione Spaziale Internazionale, perché Rosa conduce anche esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non direttamente, però grazie all'aiuto di astronauti, veri e propri astronauti. Allora, innanzitutto voglio annunciarvi che le mie live avranno un nome dalla prossima, si chiameranno Terre Aliene, diciamo il mio programma di live. Bene. Poi se volete, ecco, vi ho scritto nel commento, se volete taggarci su Instagram durante la live, ecco i nostri nomi. Buonasera a tutti, ecco ci salutano già. Buonasera a tutti, ragazzi, mi fa veramente piacere essere di nuovo con voi. Allora, quello di cui parleremo stasera, ecco, Rosa Santomartino è un'astrobiologa, una microbiologa spaziale, ha un curriculum, cioè diciamo la sua carriera non nasce nasce proprio dalla componente biologica, diciamo, delle scienze, quindi non è un'astronoma vera e propria, ma è arrivata nel mondo dell'astronomia, diciamo, dalla parte della biologia, dalla via della biologia. Perché alla fine, ecco, l'astronomia, lo ricordo, è un mondo multidisciplinare, ci puoi arrivare in tanti modi, sia dalla geologia, sia dalla biologia, sia dalla fisica, dalla matematica, dalla chimica, tantissimi modi davvero. Rosa, infatti, Rosa, spiegaci un attimo cosa sei, cioè come sei Cosa arrivata a fare queste cose, nel senso, a livello di carriera. No, ho capito. Beh, sì, in effetti è una carriera. Questa è una cosa particolare, l'hai detto bene tu. L'astrobiologia, che è quello di cui mi occupo io, veramente ci si arriva. È una disciplina talmente Nuova anche, ampia. giusto? Sì, Sì, ma sì. è molto interdisciplinare, quindi ci si può arrivare da tantissimi background diversi. Io sono di. Allora, ho fatto la triennale in biotecnologie. Poi la magistrale in biotecnologie genomiche, industriali e ambientali, però durante la laurea magistrale ho cominciato a lavorare ho lavorato sempre sui microrganismi, che poi vedremo cosa sono, e ho lavorato sull'ipossia, quindi la mancanza di ossigeno, e da là mi sono un po' cominciata a interessare agli ambienti estremi, e quindi quando, no scusate, questo è il dottorato, non mi ricordo neanche più Come cosa ho appunto il fatto. vuoto dello spazio, diciamo, nel senso Sì, che praticamente. E durante il dottorato quindi mi sono occupata di questo, sempre microrganismi lieviti in particolare e ipossia, e da là mi sono cominciata, quando ho finito il dottorato, non so se anche tu hai passato questa fase, però in genere uno passa una fase dell'oddio, adesso cosa voglio fare? Quindi questa è l'ho la contattato, ho fase, sì. cominciato a cercare in giro e ho trovato questo. Io ho sempre avuto una passione per l'astronomia, da bambina volevo fare l'astronauta come un sacco di persone, probabilmente tante persone qui. E E quindi quindi ho quando unito è. le due cose. Sì, diciamo, ho unito le due Esatto, cose. sì, esatto. E quindi poi ho vinto Wow. il postdoc, questo postdoc qui ad Edimburgo in astrobiologia o microbiologia spaziale. E ora sono al secondo postdoc e tra un po' comincerò una borsa sempre in Ecco, astrobiologia. Quindi. spieghiamo cosa significa postdoc. Postdoc significa Praticamente dopo aver fai ricerca. fatto il dottorato di ricerca, uno lavora come ricercatore nell'università e Postdoc, quindi perché dopo il dottorato, postdoc, quindi postdoc. ecco. Quindi ecco, ok, perfetto. E quindi diciamo stasera ci parlerà di questo bellissimo argomento, ecco, microbi nello spazio. Non è che parliamo di microbi alieni nello Sì, spazio, ecco, non abbiamo diciamolo. ancora trovato vita No, extraterrestre, ecco, no, no. smontiamo subito questo castello, Mi però penso che lo dispiace. sappiate, altrimenti non eravamo qua a fare stasera la live, ma eravamo tutti fuori a Sì, festeggiare. infatti, a No, festeggiare. si parla di microbi terrestri, ma in condizioni spaziali, per vedere determinate cose, che ora tu ci spiegherai, e magari ora condividiamo lo schermo così, perché so che hai preparato delle slide.
Sì. Così ora ci puoi spiegare in dettaglio cosa, qual è questa tua ricerca. Che, e vi ripeto, appunto, ecco qui. È parte della sua ricerca viene fatta sulla Stazione Spaziale Internazionale, cioè gli astronauti appunto prendono con mano proprio i suoi campioni. Sì, sì. Tra l'altro, vabbè, poi lo vedrete, però uno, sono molto orgogliosa del fatto che il primo degli esperimenti che ho fatto sulla Stazione Spaziale Internazionale è stato proprio maneggiato da Luca Parmitano. Io ero contentissima di questa cosa, sì, perché più di questo non potevo chiedere, perché proprio in quel momento era il capitano anche della Stazione Spaziale Internazionale, quindi sì, vabbè. Sì, sì. Ragazzi, se avete domande scrivete nella chat che risponderemo a tutte dopo. Condividete la live, ricordatevi di condividere la live in tutti i canali che potete. Ok. Va bene, allora insomma innanzitutto grazie della presentazione, grazie dell'invito sia a Nicola che a Passione Astronomia in generale. Io sono io seguo la pagina, quindi già ero sì, fan, così si può dire, però adesso sono anche, insomma, sono molto contenta di essere qui e di fare, di scrivere quello che faccio in italiano, perché normalmente lo faccio qui, quindi in inglese. Spero di, stavamo parlando prima del fatto che ci sono alcune parole che non, di cui non sapevo la traduzione in italiano, comunque ce la faremo. E quindi parleremo di microbi nello spazio. E in particolare vorrei parlare, spero di convincere. C'è Matteo Manca che dice: parlerete del batterio che è sopravvissuto al di fuori dell'ISS? No, magari questi giorni, è una notizia magari di questi giorni, questa così. No? In realtà, inizialmente la mia presentazione era una cosa lunghissima, io in cui parlavo non solo di quello che facevo io, ma pure quello delle cose precedenti di altre persone, però veniva una cosa di 2 ore, quindi ho detto, vabbè, sì, sì, faccio un po' la megalomane e parlo solo di quello che ho fatto io. Sì, sì, sì. però, dunque, e spero, diciamo, di convincervi di come i microorganismi possono essere in realtà utili a esplorare l'universo. E vediamo che cosa intendo. Allora, di che cosa parleremo? Prima di tutto, che cos'è un microbo o microorganismo? Io preferisco chiamarli microorganismi perché, diciamo, è un termine più tecnico, scientificamente accurato. Poi, perché dovremmo studiare i microorganismi nello spazio e perché lo facciamo? Poi parleremo di questa sigla, ISRU, vi spiegherò che cos'è. In inglese è In Situ Resource Utilization, e anche biomining o biomining nello spazio, che ho scoperto non si traduce, quindi purtroppo... Ecco, mining, ecco, mining significa estrazione, proprio... Estrazione, di, sì. Di risorse. Sì, praticamente sono proprio i processi, l'industria mineraria, però con l'applicazione di microorganismi, poi lo spiegherò. Poi parlerò dei due esperimenti spaziali che ho condotto fino ad ora, insieme al gruppo di cui faccio parte, che è il gruppo qua all'Università di Edimburgo del professor Coquel. E questi esperimenti sono BioRock, si chiamano BioRock e BioAsteroid, e poi parleremo un po' brevemente di quali sono i progetti futuri della microbiologia spaziale, cioè che cosa ci interessa capire, e vabbè, vi lascerò qualche link utile per chi vuole approfondire. Quindi, prima cosa, che cos'è un microorganismo? Vediamo prima questo. Aspettate che prendo il pointer. Che sì, così vediamo meglio mentre punti. Cioè. Sì, ok, ecco. Okay. Che cos'è un microorganismo? Dunque, questo che vedete qua è una rappresentazione grafica, ovviamente artistica, di quello che noi biologi e persone che studiano comunque le scienze naturali chiamano l'albero filogenetico degli esseri viventi. È una rappresentazione in cui tutti gli esseri viventi, conosciuti, presenti, passati, estinti, vengono rappresentati e in particolar modo si rappresentano le loro, come sono, come si dice, imparentati tra di loro a livello filogenetico e quindi evolutivo, diciamo. Quello che potete vedere è che sulla base dell'albero ci sono, c'è questo famigerato primo organismo che, diciamo, di cui ancora non si sa niente, quindi ipotetico, mettiamola così, e poi tutti i vari rami sono i diversi gruppi di organismi. Infatti vediamo qua ad esempio il gruppo degli animali, tra cui ci siamo anche noi esseri umani, poi il gruppo delle piante e così via. Quando parliamo di microorganismi stiamo parlando di questi rami qui, quindi il ramo degli archea, o chiamati anche archeobatteri, il ramo di funghi, anche se non si tratta di funghi quelli, diciamo, che mangiamo, ma sì, funghi, sì, funghi cellulari, quindi lieviti, funghi filamentosi, poi i protisti e i più famosi batteri. Gli archea sono quelli, i primi esseri viventi sulla Terra, giusto? Mi sembra di... Non si sa, sicuramente sono quelli più sono interessantissimi perché
sono adatti agli ambienti più estremi. I più estremi, negli ambienti terra, più estremi, più caldi, trovi sempre questi archea, ma anche i batteri comunque. Sì. Allora, batteri. Quindi, i microrganismi, come vedete, sono di diversi tipi diversi. Dico di parole. Sono diversissimi. E, ad esempio, qua sono giusto alcuni esempi, ci sono delle alghe... unicellulari, gli archea che abbiamo già visto, i batteri, che probabilmente sono i più famosi, alcuni funghi unicellulari, tra cui i lieviti e le muffe, i virus, che sono tristemente noti purtroppo in questi ultimi due anni, e poi anche, ad esempio, i protozoi. Come potete vedere, sono diversissimi tra di loro, però hanno delle caratteristiche in comune. Ad esempio, sono molto piccoli, nell'ordine dei micron. Micron, un micron o un micrometro è 0,00... 10 alla meno 3 millimetri. 10 alla meno 3 millimetri. Ecco, lo scrivo nella chat, così qualcuno può andare a vedere quanti zeri sono. Esatto. Dopodiché, sono un'altra caratteristica che hanno in comune è che sono tutti organismi a singola cellula, o addirittura di meno. Infatti, quando si parla di virus, non sono neanche fatti di cellule, sono proteine, acidi nucleici. Adesso, come dicevo, insomma, riconosciamo un po' tutti i virus. E poi la terza caratteristica, che deriva dalla prima, scusate, dalla seconda, è che sono stati trovati ovunque, però attenzione, come dicevi tu, ovunque nella biosfera terrestre, quindi ovunque siamo andati a cercarli sulla Terra, più o meno ovunque, li abbiamo trovati. Questa cosa deriva direttamente dal fatto che siano a singola cellula, semplicemente perché sono organismi estremamente più, semplici rispetto ad esempio a noi o a animali e piante, e questo fa sì che siano estremamente adattabili agli ambienti più estremi. Mm-hmm. Ad esempio, sono stati trovati sulle rocce e nel terreno, e nelle infrastrutture, strutture varie. Qua vediamo semplicemente una tubatura in cui è presente un non molto piacevole biofilm, che è semplicemente una struttura microbica organizzata. In ambienti estremamente caldi, in ambienti estremamente secchi, quindi privi di acqua, come ad esempio i deserti, sono stati trovati tra le nuvole, sono stati trovati in ambienti estremamente salati, come questo è il Mar Morto. Mar Morto, non so se lo sapete, ma il nome deriva dal fatto che si pensava non fosse possibile la vita. Invece sono stati trovati dei microrganismi anche lì, capaci di resistere a questa acqua. Ipersalini, magari. Sì, a ambienti ipersalini. Esattamente, sì. E poi ambienti estremamente freddi, ad esempio in Antartide, ma anche su piante ed esseri animali, e inclusi noi esseri umani. E si pensi che, ad esempio, è stato stimato che sul corpo di un essere umano adulto, anzi nel corpo, non solo sul corpo, di un essere umano adulto, c'è un rapporto di 1-1 tra cellula umana e cellula batterica, il che vuol dire che per ogni cellula che ci compone abbiamo una cellula batterica o comunque microbica. Questo è quello che compone il cosiddetto microbioma umano, che forse avete sentito. Molti di questi batteri comunque sono utili all'organismo umano. Cioè, diciamo. Esatto, sì, proprio lì volevo arrivare. Non ci deve assolutamente spaventare questo, non sono solo utili, ma in alcuni casi proprio indispensabili per il nostro benessere, per la nostra salute. Infatti, questa è un punto che mi piace sempre fare. Spesso quando parliamo di microbi, microrganismi, pensiamo a cose tossiche e pericolose, però la maggior parte delle volte sono dei compagni indispensabili della nostra vita e degli ecosistemi, cioè non ci sarebbero ecosistemi come noi li conosciamo senza microrganismi. Sì, certo. Per convincervi ulteriormente di questa cosa, vi vorrei elencare brevemente alcuni utilizzi dei microrganismi sulla Terra al giorno d'oggi. Ad esempio, degli utilizzi a livello umano, infatti sono tutti per lo più industriali. Per esempio, sono utilizzati nell'industria alimentare. Qua vediamo, birra e vino, ho messo il whisky perché io sono in Scozia, quindi il whisky, formaggi, pane, ma comunque insomma l'industria alimentare utilizza moltissimi microrganismi. Per la presenza di ossigeno nella nostra atmosfera, infatti noi l'atmosfera primordiale terrestre non aveva la composizione di ossigeno attuale, non solo di ossigeno ma di tutti i gas. La presenza di ossigeno attuale è avvenuta all'incirca 2.3 miliardi di anni fa grazie ad alcuni tipi di batteri particolari
che possono produrre ossigeno, che fanno fotosintesi fondamentalmente, quindi hanno permesso la produzione di ossigeno, e quindi adesso noi possiamo respirare grazie a loro. Grazie a loro. Poi, ad esempio, per la produzione di biofuel, che serve un carburante bio, ma sono anche importanti in alcuni tipi di industrie complesse, come ad esempio quelle dei biopolimeri. Nelle industrie farmaceutiche sono assolutamente indispensabili, non solo per la produzione di farmaci come ad esempio gli antibiotici o cose di questo genere, ma proprio per la produzione a livello industriale, ad esempio, di insulina. L'insulina è prodotta, credo, quasi totalmente a partire da batteri ingegnerizzati. Anche nel riciclo degli scarti e dei rifiuti, fondamentalmente, non solo rifiuti di tipo organico, ma anche, ad esempio, nel riciclo delle plastiche, nel riciclo elettrici e così via. Poi, in quella che viene chiamata biorimediazione, spero che la traduzione sia giusta, cioè a livello ambientale i microrganismi possono essere utilizzati per andare a rimuovere gli elementi inquinanti dal corpo. Nocivi, sì, sì, sì. E poi, vabbè, l'abbiamo già visto, sono presenti nel suolo e sono fondamentali per far sì che i suoli siano fertili, perché altrimenti si inerdirebbero dopo un po' e perderebbero tutti i loro nutrienti. E poi, per finire, questo è giusto perché mi serve dopo per spiegarvi cosa faccio, in questa tecnica particolare, ad esempio, che è il biomining, di cui vi parlerò successivamente. Quindi, vedendo come sono importanti per noi oggi sulla Terra, potete immaginare quanto potrebbero essere importanti oltre la Terra, certo, in un ambiente extraterrestre in cui avremo delle risorse limitatissime. Esatto, dove proprio ci servono risorse. Quindi questi microrganismi possono essere i nostri alleati, diciamo, su mondi alieni dove loro potrebbero sopravvivere meglio di noi. Quindi. Sì, esattamente. E vediamo, ad esempio, alcuni esempi. Per esempio, abbiamo visto che sono importanti nella produzione di cibo, quindi ci potrebbero aiutare un domani per produrre cibo in un ambiente, in una colonia extraterrestre, ad esempio. Scusa, Francesco D'Aleo che dice: sono un microbiologo ospedaliero e sentire parlare di microbi dopo un anno e mezzo di solo Covid è un'emozione. Sono contenta. Bene, bene. Sì, basta parlare di virus. Adesso io non ne parlo, però in realtà sono importanti anche a livello ospedale. Cioè, un domani, non so se lui è cosciente di questa cosa, però, o comunque le persone che ci seguono, però il microbioma degli astronauti è altamente studiato, perché, come dicevo prima, il microbioma degli astronauti è importantissimo per la nostra, cioè il microbioma umano è importantissimo per la nostra salute. Ma siccome i microrganismi rispondono in maniera diversa quando si va nello spazio, è un problema per gli astronauti, bisogna capire come reagiscano. Come reagiscono loro, in prima persona, gli astronauti, e poi come reagisca il microbioma. Poi, vabbè, ci sarebbe da parlare veramente altre 2 ore solo di questo. Ogni volta si apre un argomento in queste cose, perché un'altra sfaccettatura. Beh, sono contenta comunque di parlare di qualcosa di non poi. Poi, ecco, per il riciclo degli scarti, come dicevo, questa cosa dei rifiuti è una cosa fondamentale, ci tengo molto io, perché, a parte perché probabilmente sarà il lavoro, quello su cui lavorerò in futuro quando finirà questo mio primo postdoc, secondo postdoc, però perché in un ambiente chiuso, come può essere una stazione spaziale o anche una colonia extraterrestre, almeno all'inizio, le risorse saranno limitate, bisognerà riciclare il più possibile non è che tu puoi fare portare dalla Terra sempre nuove cose, capito? Cioè, bisogna arrivare lì con quello e usare quello indefinitamente. Cioè, il più possibile, se si pensa anche ad esempio alla Stazione Spaziale Internazionale, lì riciclano costantemente l'acqua, ad esempio dall'urina, perché non è che puoi sempre stare là. E diventerà sempre più importante questa cosa mano a mano che ci allontaneremo dalla Terra. Sì. Poi, appunto, anche per la produzione di terreno fertile, e questo ovviamente è strettamente legato alla produzione di cibo. E infine anche nelle bioindustrie, cioè un domani che la nostra colonia extraterrestre si sarà bella, sarà diventata un po' più stabile e così via, a questo punto dovremmo avanzare sempre nella nostra colonia, e allora avremo bisogno di tutte quelle industrie, bioindustrie di cui parlavo di prima, e di tutte quelle biotecnologie. Quindi tutte queste questi possibili utilizzi hanno alla fine 2 scopi principali, quello di andare a sostenere quello che si chiama
quelli che si chiamano sistemi di supporto alla vita, che sono tutte quelle strutture appunto che andranno a supportare una vita in un ambiente extraterrestre, e poi la in situ resource utilization, in italiano utilizzo di risorse in situ, che è esattamente quello che dicevi tu, è il concetto mediante il quale, cioè secondo il quale non si può, non è sostenibile, cioè più ci sposteremo lontani dalla Terra, meno è sostenibile portarci le risorse dalla Terra, né dal punto di vista economico, perché mi sembra una delle stime di 2-3 anni fa è che portare un chilo di materiale nello spazio costa una cosa come $100,000. Perché il problema è appunto il peso, cioè uscire con un certo peso dall'atmosfera terrestre, quello è il problema. Certo. È un grosso, grosso problema. Un po' penso si potrebbe risolvere col fatto di costruire una stazione spaziale attorno alla Luna, ad esempio, partire quindi da lì. Sì. Però è difficile comunque. E poi c'è anche un discorso proprio di sostenibilità, perché non si può pensare di depauperare la Terra di tutte le sue risorse per andare nello spazio. Insomma, in generale questa in situ resource utilization è il concetto mediante il quale si punta a utilizzare le risorse nel posto in cui ci andremo nel posto che andremo a colonizzare, piuttosto che andarle a prendere sempre dalla Terra, fondamentalmente. Certo. E più saremo lontani dalla Terra, più questo sarà necessario, altrimenti per il successo dell'esplorazione spaziale. Quindi torniamo un attimo agli ambienti estremi. Parlavamo del fatto che i microrganismi possono essere molto utili, come abbiamo visto, parlavamo di come possano resistere agli ambienti estremi, però qual è l'ambiente più estremo che ci viene in mente? Io sicuramente ho un bias, però per me è lo spazio, ovviamente. Quello che magari anche voi, visto che siamo in passione astronomia. Vabbè, io direi l'interno di un buco nero. Sì, però... magari, quello secondo me... chissà. Però sì, vabbè, lo spazio. Cerchiamo di capire perché lo spazio è considerato così estremo. Beh, innanzitutto, che cosa vuol dire spazio? Questa magari è una cosa è solo una definizione, ovviamente, però lo spazio inizia a 100 km di altezza al di sopra di 100 km di altitudine dalla superficie terrestre. In questa linea immaginaria che si chiama linea di Kármán, tra l'altro la linea di Kármán adesso si pensa di abbassarla a 80 km, non so. Comunque, insomma, questa è la definizione di spazio. Da qua in su siamo nello spazio. Infatti vedete qua l'immagine dello Space Shuttle, della la International Space Station, i satelliti e così via. Andando a vedere un'immagine ancora più... questa è la stessa immagine di prima, o meglio, lo stesso concetto, però è in scala. E quindi questo puntino qua giù minuscolo è la Terra, qua l'ho messa ingrandita perché sennò non si vedeva niente. Questa è la linea di Kármán e qua vedete la stazione spaziale, da qua in su abbiamo lo spazio. Ora, questa slide mi serviva soltanto per introdurre questo termine qua, che è il termine di bassa orbita terrestre, in inglese low orbit o LEO, perché è l'orbita dove praticamente orbitano la maggior parte della, ad esempio, lo shuttle, la stazione spaziale. Allora, chiamiamola... ISS per questo ISS, okay. Ecco, ISS, diciamo, stazione spaziale internazionale, okay, quindi ISS, per il costo della live ISS. ISS dirò così perché dico sempre spazione spaziale, che non quindi e questo mi serve, questo perché la pronuncerò questa bassa orbita terrestre 5.000 volte, quindi lo devo Questa è giusto una curiosità, nessun essere umano, eccetto i 24 astronauti che hanno visitato la Luna, si sono mai avventurati oltre questo punto, quindi pensate quanto siamo piccoli nell'universo. Ok, quindi abbiamo definito qual è lo spazio, quali sono queste condizioni estreme nello spazio e come quali sono gli effetti sui sistemi biologici, perché è quello alla fine che ci interessa. In questa talk. Allora, la prima cosa è sicuramente il vuoto, che è una condizione di assenza di materia o comunque di pressione estremamente bassa. In bassa orbita terrestre questa condizione di vuoto va da 10 alla meno 7 a 10 alla meno 4 pascal, quindi quasi zero fondamentalmente. Dal punto di vista biologico, i principali effetti del vuoto sono il disseccamento, dovuto al fatto che l'acqua evapora dalla superficie delle cellule o corporea, e quindi viene persa acqua, o anche l'asfissia, dovuta al fatto che essendo nel vuoto non c'è anche l'ossigeno e quindi insomma si muore per asfissia.
Dimenticatevi per favore tutte scene strane in cui esplodono gli occhi degli astronauti o cose del genere, no, questa cosa non accade, ma comunque si muore nell'arco, nel vuoto si muore nell'arco di minuti se non secondi, quindi comunque non è una bella condizione, diciamo, in cui vivere. Poi diciamo che il vuoto vero e proprio comunque non si raggiunge mai nell'universo, esatto. Cioè non c'è un vuoto, punto vuoto. C'è sempre qualche atomo che gira attorno a un metro cubo, diciamo, di spazio. Cioè, quindi, sì, sì. Vabbè. No, però infatti questo pure... sì, ecco. Sì, sì, sì. Le temperature estreme è un'altra delle condizioni che si trovano nello spazio. Quando si parla di spazio profondo, proprio siderale, le temperature sono veramente estreme, cioè si va a quasi lo zero assoluto a miliardi di gradi. Però quando parliamo sempre di bassa orbita terrestre, ecco perché vedete, avevo bisogno di definirla prima perché già ne ho parlato due volte, la temperatura dipende dalla posizione rispetto al Sole. Quindi quando, ad esempio, la ISS sta qui, la temperatura sarà più alta e qua giù invece sarà più bassa. Le temperature sono quindi molto più miti rispetto a quelle che abbiamo visto nello spazio profondo, ma comunque si va da meno 157 a più 121 gradi, quindi insomma noi non saremmo molto contenti come organismi di vivere in questo ambiente. Poi cosa abbiamo? Le radiazioni sicuramente sono di vario tipo, le radiazioni presenti nello spazio, ci sono quelle cosmiche galattiche, le cosmiche solari, quelle della fascia di Van Allen, e poi quelle elettromagnetiche, tra cui ad esempio le radiazioni ultraviolette. Perché sono importanti a livello biologico? Perché si parla spesso di quanto sono pericolose le radiazioni, ma non si spiega sempre perché. Fondamentalmente perché vanno ad intaccare sia direttamente che indirettamente le molecole, in questo caso le molecole biologiche. E questo causa dei danni irreversibili a causa dell'alta energia che portano le radiazioni, e questi danni possono portare sia a mutazioni sia a morte cellulare. E poi c'è questa ultima, non per importanza, le condizioni di gravità che sono diverse nello spazio, in particolare la condizione di microgravità. Per definire la microgravità dobbiamo prima definire l'accelerazione di gravità sulla Terra, che come sappiamo è di 1 g o 9,81 metri al secondo quadrato. Quando siamo orbitando intorno alla Terra, in realtà la gravità non è rimossa. Similmente a quanto dicevi, in realtà il vuoto non si raggiunge mai, in realtà sì, anche la gravità zero non si raggiunge mai, però noi siamo abituati a vedere immagini di astronauti e oggetti che fluttuano nello spazio, quindi com'è possibile questo? Questo è possibile perché gli oggetti orbitanti intorno alla Terra sono soggetti a un costante stato di caduta libera, e questo stato è definito microgravità o qualche volta assenza di gravità o gravità zero, però insomma, abbiamo visto che il termine corretto sarebbe microgravità, e che è uno stato in cui la gravità è 0,01 g o anche meno di questa. Più comunemente è 0,00000, quindi 601 g. Aspetta un attimo, Rosa, che c'è una domanda. Emiliano Mancini chiede: la mancanza di pressione, perché non uccide il microbo? Beh, in realtà dipende dal microbo, uccide molto tranquillamente i microbi, però ci sono dei microbi che vanno in uno stato di quiescenza. Come? Ah, sì, sì, sì. Sì, vanno in uno stato di quiescenza e possono o andare in uno stato di sporulazione, ma questi sono dei batteri dei microrganismi particolari che riescono a creare sì, vanno in uno stato detto vegetativo. Criptobiosi, stai parlando di criptobiosi forse? Sì, anche, insomma, è uno stato in cui vanno in uno stato vegetativo, quindi non sono attive, si addormentano fondamentalmente, sì, sì, quando sì, le sì, condizioni poi non diventano di nuovo favorevoli, allora si possono risvegliare, ci sono un sacco i tardigradi sono animali, quindi oddio, c'è chi li considera comunque microorganismi perché sono minuscoli. Giusto, a livello di microorganismi stiamo parlando, cioè, sì. Però ci sono quelli, ci sono i rotiferi, insomma, ci sono vari organismi. Ce ne sono tanti che... estremi, che esistono le alte pressioni. Sì, sì, che vanno proprio, sì, sì, addormentano, mettiamola così, vanno in questo stato di quiescenza, però non sono attivi metabolicamente. E su Passione Astronomia li conoscono molto bene i tardigradi, perché abbiamo fatto diverse live immaginavo di questi organismi estremi. Va bene.
Quindi, ok. E poi, vabbè, dicevo la microgravità, perché una cosa interessante per quanto riguarda i microorganismi e la microgravità è che si pensa che per percepire direttamente la gravità, un organismo o una cellula, una cellula deve avere un diametro maggiore di 0,01 mm. Questo è vero, ad esempio, per gli esseri umani, per animali e così via, però per molti microorganismi loro sono più piccoli di questa dimensione, di questo diametro. Quindi si pensa che questi microorganismi non possano percepire la gravità direttamente, ma solo indirettamente, perché quindi quello che riescono a sentire è praticamente i fluidi intorno alla cellula, che hanno della... il mescolamento dei fluidi è diverso in condizioni di microgravità rispetto alla condizione di gravità terrestre, quindi loro sentono direttamente l'effetto della gravità e quindi agiscono di conseguenza. Questa è giusto una precisazione. Adesso ho parlato di tutte le condizioni estreme nello spazio aperto, ma in realtà quando parliamo di molti degli esperimenti di microbiologia spaziale, sono stati effettuati all'interno delle capsule spaziali o all'interno delle stazioni spaziali, eccetera. In questo caso, non è il caso di tutti gli esperimenti, ma in questo caso particolare le condizioni a cui sono sottoposte sono minori, perché in questo caso avremo soltanto la condizione di microgravità, chiaramente, ma anche una condizione di radiazioni cosmiche, anche se minore rispetto allo spazio aperto, ma non faranno esperienza del vuoto né delle temperature estreme, perché ovviamente si troveranno nello stesso spazio degli astronauti, diciamo, quindi sì, sì. Questo. Inoltre la situazione si complica ulteriormente. Perché è scritto con condizioni. Come è rimasto dall'inglese. Ecco, queste sono le cose di mischiare italiano e inglese. Ma prima pure ho scritto molecole, ho letto. Perché in inglese si dice condition, ecco. Conditions, condizioni sui corpi celesti. Perdonate, ma l'ho fatta anche prima. No, va bene, va bene. Okay. Non mi è venuto da ridere perché ogni tanto pure io, cioè, mi vengono le parole in inglese e non in italiano. No, capisco bene, guarda, lasciamo perdere. Scusate se dirò cose astruse, spero che mi capirete. Comunque, dicevo che le condizioni con la Z si complicano ulteriormente quando prendiamo in considerazione i corpi celesti, perché in quel caso non parliamo più di spazio aperto. Ad esempio, vabbè, mentre nella Luna l'atmosfera è trascurabile, quindi si considera vuoto fondamentalmente, quando parliamo di Marte un'atmosfera c'è, è molto labile, però c'è, quindi già stiamo parlando di una condizione diversa. Le temperature variano, le radiazioni variano anche, la gravità, non siamo più in una condizione di microgravità, sulla Luna abbiamo una condizione bassa ma comunque non microgravità, e idem su Marte, in cui è leggermente più alta ma comunque non raggiunge la gravità terrestre. E in più dobbiamo tenere in considerazione la regolite e le rocce, cosa di cui Nicola è molto esperto. Io quindi... principalmente che sono geologo, certo. Esatto, quindi non vi dico niente di più di questo, però è una cosa in più da tenere in considerazione, soprattutto nel caso in cui dobbiamo parlare di nutrienti oppure di composti. Infatti una domanda per te, cioè, cosa intendi con tossico? Tossico per i microrganismi? Cioè, e questa ho avuto difficoltà qua riassumere quello che volevo dire, quindi alla fine l'ho lasciata così, però per esempio le polveri sono tossiche per i polmoni umani. Scusa un attimo, questa domanda te la devo fare perché mi interessa principalmente, cioè, a livello personale, quella di Marte, cioè le regole dove ho scritto rocce di Marte che sono tossiche, composti con colore simile, qua cosa intendi? La stessa cosa più o meno? Iperclorati, cioè, fondamentalmente. Anche per l'essere umano sono tossiche. Parlavo di iperclorati, che sono ci sono tantissimi studi, tra l'altro anche nel mio laboratorio esistono i perclorati, sono dei composti sono tanti composti di cloro anche nelle rocce marziane, sì. anche l'acqua marziana stessa è piena di cloro. Infatti questa è una delle cose che... Mi interessava principalmente perché tipo pochi lo sanno, forse chi segue il mio canale YouTube, ho fatto un video a proposito. È successo che una volta, mentre dovevo analizzare una roccia di Marte,
a un certo punto mi sono mangiato un pezzetto di Marte. Dopo che mi è successo qualcosa. Allora, questo magari ve ne parlerò in una prossima live, ecco, perché è una cosa proprio strana quella che mi è successa. Infatti, Infatti me lo voglio sapere quando finiamo di parlare. Sì. No, non ti preoccupare, nel senso che, a parte che stiamo parlando di un pezzetto, ma poi... Sì. Il discorso qui è, ad esempio, che quando si parlava, quando è stata scoperta l'acqua su Marte, no? L'acqua liquida su Marte, si è parlato molto di questo dal punto di vista astrobiologico, perché per le condizioni presenti su Marte si ipotizza, adesso io non me ne occupo io, però, quindi probabilmente dirò qualche stupidaggine, però si ipotizza che l'acqua liquida su Marte, se è presente nello stato liquido, è soltanto grazie all'altissima salinità, all'altissima presenza di questi perclorati, ma la percentuale di perclorati e di sali presenti che sarebbero necessari su Marte per lasciarla allo stato liquido sono troppo alte per permettere la vita, ad esempio anche la vita microbica. Certo, questo sì. È una cosa di cui si sta cercando si sta studiando molto. Ho capito, certo. Quindi diciamo tossico in questo senso, non credo che se ti sembra non tossico, certo. Vabbè, non sicuramente l'hai poi espulso tranquillamente. E poi c'è Marco Bettler che dice: Nicola, hai assaggiato Marte, in quanti possono vantarsi di questo? Ma infatti in realtà l'ho fatto un po' apposta, perché almeno posso dire che ho mangiato un pezzo di Marte. Spero che almeno di avere guadagnato qualche superpotere. In futuro magari scopriremo che c'è qualche virus su Marte, qualche forma di vita strana. Ti vorrei studiare per vedere se hai estratto qualche minerale, perché allora ti utilizzo anche a te come mining. Comunque ve ne parlerò di questa cosa in futuro. Comunque, se volete, c'è un video anche sul mio canale, poi vi mando il link al canale. Volete guardare? Non in cui mangi. Te lo spiego proprio tutta la storia, perché sembra un film horror, veramente. Quello che mi è successo dopo che ho mangiato quel pezzetto. È una cosa strana. Va bene, adesso abbiamo visto insomma che cosa sono i microrganismi, le condizioni, come ci possono aiutare, tutto quanto. Perché vorremmo dover studiare i microrganismi nello spazio? Diciamo, spero di avervi perlomeno incuriosito fino ad ora, però questa domanda si può dividere in due. Sì, vai. Perché microrganismi e perché nello spazio? E abbiamo visto che sopravvivono alle condizioni più estreme, e sono queste le condizioni estreme dello spazio, sono quelle che ci fanno capire qualcosa sui limiti della vita. Ci sono implicazioni per la salute umana, che è quello che dicevo prima, rispondendo a quella domanda, sono importanti per il microbioma degli astronauti, ma anche per bioindustrie, e sono essenziali per creare un ambiente abitabile, e anche sono meno costoso rispetto ad altri tipi di studi. Quindi, anche se vabbè, questa è un po' una frase. E quindi sono importanti per l'esplorazione umana, ma anche semplicemente per l'amore per la conoscenza. Ma c'è una motivazione ancora più importante, cioè ricordate che loro sono ovunque, compreso il nostro corpo. Di conseguenza, non importa ovunque noi andremo ad esplorare lo spazio, ce li porteremo dietro. E a questo punto, questa cosa non è evitabile, di conseguenza vale la pena capire come si comportino nello spazio e come li possiamo sfruttare, diciamo, a nostro vantaggio. Adesso entriamo un po' in quello che faccio io più nello specifico. Dunque, la maggior parte delle agenzie spaziali hanno concordato, diciamo, che il futuro dell'esplorazione spaziale è andare prima a stabilirsi, diciamo, intorno alla Luna, sulla Luna e così via, per poi andare sempre più verso Marte. Quindi l'obiettivo è quello di allontanarsi sempre di più verso dalla Terra. E qua rientra il concetto di cui parlavo prima, quello dell'utilizzo delle risorse in situ, questa in situ resource utilization. Da questo punto di vista sta avendo un interesse sempre maggiore il cosiddetto biomining nello spazio. Che cos'è il biomining? Adesso ve lo cerco di spiegarvelo un po' più chiaramente, così da capire anche perché sta acquisendo un'importanza, un interesse sempre maggiore. Il biomining è il processo che utilizza i microrganismi per estrarre metalli di interesse economico da giacimenti minerari o scarti minerari. Questa è la definizione. Mm-hmm. Oggi. E ricordiamoci la bioestrazione, mining. Sì, mining sarebbe praticamente, sono i processi estrattivi minerari.
L'ho detto bene, sì, l'industria mineraria fondamentalmente. Quindi biomining è l'utilizzo dei microrganismi per estrarre i minerali o i metalli, insomma, di interesse, elementi di interesse dalle rocce. Anche se sembra una cosa di pura fantascienza, in realtà il 20-25% del rame, il 5% dell'oro e anche altri metalli, ad esempio nickel, cobalto, uranio e così via, sono attualmente estratti sulla Terra utilizzando questa tecnica, la tecnica del biomining. Non entro nei meccanismi biochimici perché insomma sono noiosi e lunghi, però questa fondamentalmente è una cellula microbica, come potete vedere c'è bisogno di un attacco diretto o indiretto sulla superficie rocciosa o comunque la superficie minerale. Perché si utilizza il biomining? Ci sono dei vantaggi rispetto alle tecniche più tradizionali, ad esempio è complementare nel senso che si può utilizzare il biomining ad esempio per andare a migliorare i tassi di recupero dei metalli dagli scarti minerari, cioè quando arriviamo a un punto del processo di estrazione in cui i frammenti sono troppo piccoli, insomma non si possono più estrarre a livello utile metalli da questi scarti, puoi utilizzare il biomining per andare a aumentare praticamente il tasso di recupero. Ma scusa, ti posso dire una cosa? Cioè, si parla anche di protezione planetaria quando esploriamo un pianeta, no? Cercare di non contaminarlo con microbi. Ma con il biomining noi contamineremmo un pianeta, quindi la protezione planetaria va a farsi benedire. Allora, questa diciamo che questo è un argomento molto molto complesso, però ci sono due modi di affrontare la cosa. Allora, il primo è che dipende, come dici tu, ci sono queste leggi di protezione planetaria e quindi innanzitutto bisogna tenere in considerazione quelle. Le leggi di protezione planetaria al momento non prevedono protezione della Luna, per esempio, o comunque una protezione abbastanza limitata, quindi già là abbiamo meno problemi, ma Marte invece è estremamente protetto perché dobbiamo ancora capire se c'è vita su Marte, quello per quello. Sì, esatto, quindi non vogliamo contaminiamo noi Marte con i nostri microbi, poi non sappiamo se quella è la vita su Marte o la vita che abbiamo portato noi, e questo è il problema. Questo è un problema. C'è una soluzione, diciamo, abbastanza facile, semplicemente non andare a... Cioè, quando si fa biomining, non andare a spargere semplicemente microorganismi biomining, ma come ogni altra applicazione biotecnologica, se vogliamo. Non andiamo a spargere microorganismi in giro per il pianeta, fondamentalmente, ma li mettiamo contenuti in alcuni bioreattori, fondamentalmente, così che non andiamo a spargere in giro i nostri batteri per fare quello che vogliamo, che poi è quello che accade normalmente in tutti i processi industriali, cioè è molto difficile che andiamo a spargere microrganismi in giro, in genere prendiamo quello che ci serve, lo mettiamo in un bioreattore, quindi in un ambiente chiuso, e tutto quello che deve accadere accade là. Sì. Però c'è anche un discorso, cioè se un domani ci andremo noi sulla Terra, su Marte o la Luna, qualsiasi cosa, come dicevo, noi i nostri microrganismi ce li portiamo dietro. Quindi diventa là. Perché, ragazzi, sappiatelo, dobbiamo stare attenti a non contaminare Marte quanto dobbiamo stare attenti a non essere contaminati da probabili organismi alieni sulla Terra. Cioè, arrivano dei campioni, ad esempio, la missione ora di Perseverance su Marte. Quando questo campione arriverà sulla Terra, dobbiamo stare molto molto attenti a non essere contaminati da un possibile organismo alieno. La stessa cosa però quando andiamo su Marte, non dobbiamo stare attenti a non contaminare Marte, se no che andiamo a trovare vita a fare, magari troviamo vita che poi la nostra. Sì, che bello, ho trovato un batterio, sarebbe anche molto difficile da capire in realtà, perché una volta che hai trovato un batterio, come fai a capire... Forse dal DNA, il DNA... Sì, però diciamo... Non è impossibile ovviamente, però a quel punto tu vedi il DNA, vedi che magari è altamente imparentato con... scopri che il DNA è... C'è Luciana Sciatà che dice: Nicola, tu ormai sei contaminato. Infatti magari già siamo andati oltre il Planetary Protection Protocol. Al contrario però. diciamo che ad esempio il discorso della Planetary Protection al contrario, cioè... non essere contaminati da organismi possibili, potenziali organismi alieni sulla Terra,
al momento, insomma, la probabilità è abbastanza bassa, ma comunque, siccome non lo possiamo sapere per certo, è molto importante stare attenti a questi. Infatti, Matteo ci ricorda che anche dopo le missioni Apollo è successa questa cosa, che gli astronauti sono dovuti rimanere in quarantena, e ora sappiamo bene cosa significa stare in quarantena infatti. Per molto tempo. Sì. Esatto. Qua comunque, Rosa, si fanno tutti i complimenti, è veramente. Grazie. Molto, molto orgoglioso. Grazie, grazie, meno male. E, insomma, va bene, ora diventerò rossa, sicuramente russa. Così posso diventare. E, quindi, va bene, parliamo di biomining nello spazio, dicevo. Quando, mi sono persa, però dicevo, ok. Mm. Quando parliamo dell'importanza del biomining nello spazio, possiamo adesso capire, capendo che cos'è il biomining, qual è l'interesse a farlo nello spazio. È proprio in quello che dicevamo prima, quel concetto di in-situ resource utilization, cioè la possibilità di poter estrarre materiali utili per la colonia extraterrestre direttamente nel corpo celeste in cui ci stiamo stabilendo, piuttosto che riportarcela sempre, prenderceli dalla Terra, è molto alta. Quindi sì. Corpi celesti di interesse dal punto di vista del biomining nello spazio sono la Luna, Marte e anche gli asteroidi. Allora, adesso questo è un attimo, perché gli asteroidi? Molto brevemente, c'è un interesse anche nel cercare di capire come minare fondamentalmente alcuni asteroidi, perché alcuni di essi sono ricchi di metalli molto preziosi, come esempio il platino, oro, certo. Nichel, insomma cose così. Al momento non è una cosa, innanzitutto è un concetto un po' diverso da quello di andare su un pianeta e andare a fare in situ resource utilization, è un po' diverso, ma comunque c'è molto interesse verso cercare di capire se questa cosa è possibile, ma al momento non è, non è sostenibile, però insomma si studia per capire se un domani lo potrebbe diventare. Quindi, grazie, tutto quello di cui stiamo parlando in questa live, vi ricordo che è grazie ai microorganismi, cioè tutto questo che possiamo, queste cose che possiamo fare nello spazio, quindi. Beh, sarà grazie ai microorganismi. Sarà grazie a loro. Non solo, poi magari ci sarà un esempio, adesso io non ho parlato delle piante perché non me ne occupo io, però per esempio per la produzione di cibo o di ossigeno le piante anche saranno fondamentali, però. Però io poi sono un microbiologo e quindi parlo di questo. Quindi parliamo di, abbiamo visto che cos'è il biomining, abbiamo visto di che cosa ci interessiamo quando parliamo della possibilità di capire se si può fare nello spazio, ma abbiamo visto che le condizioni dello spazio sono diverse da quelle terrestri, quindi il fatto che il biomining si possa fare sulla Terra non implica necessariamente che si possa fare nello spazio. Dobbiamo andarla a studiare, e una delle cose che è interessante studiare è ad esempio la gravità, perché abbiamo visto che sulla Luna e su Marte la gravità non è microgravità, ma è comunque minore rispetto a quella terrestre. E poi, per quanto riguarda gli asteroidi, invece parliamo di microgravità. Quindi, una delle domande da porsi, se vogliamo capire se il biomining nello spazio è fattibile, è come la gravità influenza le interazioni tra cellula microbica e minerale. Abbiamo visto che questa interazione è importante per questo contatto, fondamentalmente, diretto e indiretto, è importante. Nel biomining dobbiamo capire qual è l'effetto della gravità, perché potrebbe anche essere che in un ambiente in cui la gravità sia minore di quella terrestre, questo attacco non è sufficiente da consentire l'estrazione. Quindi, adesso arriviamo a quello che faccio io. per cercare di rispondere a questa domanda, il mio gruppo, in realtà non è il mio gruppo, è il gruppo del professor Charles Coquel qui a Edimburgo. Vedi un attimo, ti blocco, che Tommaso Nicolò, che è del nostro team di passione astronomia, che è anche lui un biologo, dice: la dottoressa lavora ad Edimburgo, giusto? Avrei alcune curiosità da dissolvere. Perché, sta pensando di proseguire anche lui sulla carriera di astrobiologia, quindi magari poi mi mettete pure in contatto e sicuramente, sicuramente Rosa saprà aiutarti. Sì, e tra l'altro alla fine ho messo anche la mia email, i miei contatti, quindi liberissimo di contattarmi. E quindi, insomma, per rispondere a questa domanda abbiamo svolto fino ad ora due esperimenti di microbiologia spaziale sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo è stato BioRock ed è stato lanciato sulla ISS nel 2019, e il secondo è più recente, si chiama BioAsteroid ed è stato mandato nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2020-2021, infatti stiamo ancora analizzando i risultati.
Andiamo con il primo. Sì. Scusate, una cosa che ci tengo a dire è, mi piace sottolineare quando qualcuno di italiano ha lavorato a queste cose, il logo è stato fatto non solo da Adrian Givet, ma anche da un mio caro amico artista che si chiama Mauro Manzo, che è un artista bravissimo, aggiungetelo su Instagram, una piccola pubblicità. Invece questo Sean è un mio carissimo collega geologo, tra l'altro, quindi tuo collega che lavora qui a Edimburgo. Sì. Allora, BioRock ha una storia abbastanza lunga, è stato proposto per la prima volta dal mio supervisor, quindi il professor Coquel, nel 2008 ed è stato lanciato nel 2019, quindi diciamo una storia bella lunga di 11 anni prima di arrivare veramente nello spazio. Il nostro gruppo a Edimburgo è stato quello che ha diciamo, portato avanti tutta, diciamo, ha capitanato, se così si può dire, tutta la ricerca, ma come vedete qua è stato un grandissimo lavoro di collaborazione tra vari enti, tra cui ad esempio l'ESA, che è stata quella che l'ha supportato. Adesso il video. Ecco, ora c'è un video in inglese, purtroppo mi dispiace, non sono riuscita a trovare come mettere i sottotitoli, è in inglese, però questo video ci spiegherai durante il video cosa stiamo vedendo, diciamo. Sì, dopo comunque vi spiego il concetto, però è un video che è stato preparato dalla NASA in preparazione per l'esperimento, infatti per chi capisce l'inglese il video parla con il futuro, si farà questo esperimento, ma in realtà lo metto comunque perché spiega molto bene e ha delle immagini molto belle un po' lo schema, quindi spero che si senta. Sì. Host some of the smallest miners in the universe, microbes. Ecco. Microbes growing on the surface of rocks can gradually break them down and extract useful minerals and metals. Sta spiegando insomma biomining, quello che vi dicevo prima. As we explore space, we are seeking to use biomining to turn rock and regolith into soil for growing plants. Sta dicendo che perché rocce regolite e poi regolite da soli. Planetary settlements. Come vedete sta in un ambiente chiuso, insomma. Questo è un po' il concetto. On the space station, bioreactors will be placed inside a centrifuge where microbes will. Questi sono gli hardware di cui vi parlerò poi e questo è un incubatore chiamato Cubic, che poi vedrete meglio. E alcuni si trovano fuori, alcuni all'interno di questa centrifuga. Si trovavano. E niente. E qua insomma sta vedendo quello che poi avremo analizzato successivamente all'esperimento. E li avremo comparati, insomma, quello che abbiamo fatto. We hope to gain insights into how microbes interact with rocks and microgravity and how we might use them in our exploration of deep space. Insomma, questo è quello che sto dicendo in tutta questo talk, quindi benissimo, però adesso per chi non mastica l'inglese ve lo spiego perché ve lo posso spiegare bene. Dunque, volevamo capire appunto come potesse avvenire questa interazione microbo roccia o comunque minerale in condizioni di gravità diverse da quella terrestre. Quindi per prima cosa abbiamo dovuto selezionare i microrganismi giusti e abbiamo selezionato alla fine tre diversi microrganismi, sono tutte tre specie batteriche diverse. Uno è questo Sphingomonas secabilis, che è quello che è stato, diciamo, fornito, preparato dal nostro gruppo a Edimburgo. Poi abbiamo Bacillus subtilis, che è un organismo ampiamente usato negli esperimenti di microbiologia spaziale ed è stato fornito da DLR e la German Aerospace Center praticamente, e quest'altro invece è stato fornito dal gruppo STK Chen in Belgium. Poi abbiamo dovuto anche selezionare qual era il substrato roccioso da utilizzare, quello da cui volevamo estrarre i minerali, e abbiamo utilizzato il basalto perché forse lo saprete già, immagino che tu Nicola ne avrai parlato tantissimo, però dall'Islanda è preso questo, giusto? Sì, dall'Islanda infatti. E per due ragioni: uno, perché è molto poroso e quindi avrebbe fornito un buon supporto per la colonizzazione batterica, ma anche perché è un buon analogo delle rocce sia lunari che marziane. Quindi abbiamo deciso di andare, abbiamo scelto insomma questa roccia basaltica, l'abbiamo tagliata in pezzettini in queste lastrine, diciamo, di basalto di all'incirca un centimetro e mezzo per un centimetro e mezzo, 3 mm di spessore, e ognuno di questi praticamente era un singolo campione.
Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le singole culture batteriche e le abbiamo inoculate, questo è un termine, abbiamo inoculato ogni lastrina di basalto con una diversa specie batterica, ma avevamo anche dei controlli detti non biologici in cui praticamente non c'erano batteri, erano semplicemente lastrine di basalto sterili. Sì. A quel punto le abbiamo inserite nell'hardware. Questo hardware qua, di nuovo, come dicevo, mi piace sottolineare le eccellenze italiane, questo hardware è stato disegnato proprio specificatamente per questo esperimento e prodotto da Kaiser Italia, che è un'azienda, non so se si può chiamare azienda, un'industria direi più che altro, sì, che è diciamo ampiamente lanciata, specializzata in questi esperimenti spaziali. E come potete vedere, ogni hardware allocava due diversi lastrine di basalto, e questo qua è uno vuoto. Una volta pronti, questo è l'hardware finale, visto così. Queste sono le bellissime foto di noi, che questa preparazione dei campioni fondamentalmente è stata fatta al Kennedy Space Center. Tu sei quel rosa, giustamente. Questa qui è un caso rosa, semplicemente, che per qualche ragione il colore dei camici cambiava. Rosa in rosa, il colore dei camici cambiava in base alla, come si dice, alla misura, e quelli S erano rosa, e quindi niente, erano solo rosa. E qua vedete me, questo è il Charles Coquel, il professore, il mio supervisor, e questa è Nemik Waken, che è una dottoranda che ha collaborato con noi a questo progetto. Qua vedete parte qua siamo per stragrande maggioranza italiani, perché questo è il gruppo Kaiser Italia più il gruppo nostro, e qua eravamo alla NASA Kennedy Space Center nel luglio del 2019, quindi in Florida, perché stavamo preparando gli esperimenti i campioni per il lancio. Bello, qua vedete Charles che stava dando i campioni proprio alla facility dove poi li mettono nel razzo. Dopodiché questo l'esperimento è stato lanciato nella missione SpaceX Commercial Resupply Service 18 nel luglio, mi pare che fosse il 24 luglio 2019. Questa sono io. Hai visto proprio il lancio tu? Io ho visto proprio il lancio, anche se qua si vede. Ragazzi, pensate che bello vedere proprio il lancio. Sai che in quel razzo ci sono dei campioni su cui hai lavorato, che andranno a finire sulla Stazione Spaziale Internazionale. È stata una cosa, poi dopo un anno, quant'era? Dopo due anni, un anno e mezzo di lavoro, una cosa bellissima. Questo vabbè è stato il lancio vero e proprio, però io lo vedevo così piccolino da lontano, ma è stato bellissimo. e poi questo qua, insomma, è quando la capsula è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale. E qua Luca Parmitano, che come dicevo è colui che ha lavorato sul... Luca ha messo proprio le mani sui tuoi campioni, Luca Parmitano. Io non ci potevo pensare a questa cosa, veramente, non pazzesco. Sapevo più. È stata una cosa bellissima. Pazzesco. Sta installando gli hardware in quell'incubatore cubico di cui avete visto prima l'immagine. Sto parlando tantissimo, quindi vorrei tagliare, però velocemente vi volevo solo dire che adesso vedrete quali sono le condizioni di gravità che abbiamo studiato. Vedete che al centro c'è una struttura tonda. Questa struttura tonda al centro è una centrifuga, mentre ai lati siamo al di fuori della centrifuga. Ricordatevi di questo dopo, perché anzi mi state tra un secondo, perché vi devo spiegare una cosa. Ecco, infatti tra un secondo. Entrando un po' nei dettagli dell'esperimento, praticamente noi avevamo i nostri tre batteri più i controlli non biologici. Abbiamo preparato campioni, quattro diversi set identici di questi campioni. Tre di questi set sono stati lanciati nello spazio e uno è rimasto a terra. Adesso i tre nello spazio sono stati sottoposti o a microgravità, ed erano quelli che qui erano messi al di fuori praticamente della centrifuga, oppure sono stati sottoposti a gravità marziana simulata o a gravità terrestre simulata. Quelli sottoposti a gravità marziana o terrestre simulata, la simulazione avviene grazie a questa centrifuga presente qua all'interno. Quindi a seconda di dove i campioni sono stati messi, cambiava la gravità. Poi il quarto set di campioni è rimasto sulla Terra e è andato a costituire quello che noi chiamiamo ground control. Se adesso vi viene in mente David Bowie, è normale, mi viene pure a me, però questi qua erano campioni che erano stati sottoposti soltanto alla gravità terrestre reale, sono rimasti sulla Terra e ci servivano da controllo fondamentalmente.
Poi le colture sono cresciute in terreno liquido per 21 giorni e dopo all'incirca un mesetto sono tornati sulla terra. Questo è di nuovo, è di nuovo Luca Parmitano che stava eseguendo delle acquisizioni delle immagini alla fine dell'esperimento a bordo della stazione. E questa acquisizione ha portato a dei dati piuttosto interessanti, perché sono solo dei dati qualitativi, perché sono semplicemente delle foto, però grazie a queste immagini abbiamo scoperto degli aspetti che erano presenti a bordo, ma una volta presi i campioni sulla Terra non erano più presenti, tra cui ad esempio questi aggregati che vedete qua indicati con la freccia gialla e le inclusioni di gas praticamente in bollicine. Questo è semplicemente per mostrarvi, insomma, delle immagini provenienti dallo spazio che ha fatto Luca Parmitano stesso. Dopodiché, dopo questo mese, i campioni sono tornati a noi sulla Terra. Qua siamo io e Charles molto contenti perché era andato tutto bene fino a quel momento. Ecco. E qua sono io che sto analizzando i campioni in California, a Stanford. Ah, sì. Quindi andiamo ai risultati. Che cosa abbiamo scoperto? Le cose che abbiamo scoperto sono, prima di tutto siamo andati ad analizzare la concentrazione cellulare raggiunta, la concentrazione batterica, diciamo, raggiunta dai vari campioni. E che cosa l'abbiamo analizzato tramite i vari metodi, però qua per semplificare ho mostrato soltanto questo grafico. Una cosa che si può notare è che non c'è nessuna differenza significativa nella crescita, nella concentrazione cellulare finale che hanno raggiunto queste colture, tra i campioni spaziali dopo 21 giorni di volo spaziale. Allora, sì. Questo che cosa vuol dire? Capisco che non posso voler dire niente. Diciamo, era una cosa abbastanza inaspettata, perché si sa, ci sono vari studi che mostrano che i microorganismi in gravità diverse crescono in maniera diversa. Quindi come mai abbiamo ottenuto lo stesso risultato, a prescindere dalla gravità? La spiegazione che abbiamo dato noi è questa. Questa è una curva di crescita, cioè fondamentalmente indica com'è l'andamento di una crescita microbica, diciamo, nel tempo. In genere c'è questo andamento, prima c'è una fase che si chiama fase lag, in cui non crescono tanto, poi c'è questa fase esponenziale in cui la coltura fondamentalmente esplode in termini di crescita e poi si arriva a una fase stazionaria. Adesso, per come era disegnato il nostro esperimento, per come era stato proprio costruito, noi non sappiamo cosa è successo in questo periodo, non sappiamo quindi se la coltura batterica è andata, se le colture batteriche sono andate così o così o così, potevano essere andate... Ok, sapete il punto di partenza e il punto di arrivo, ma non sapete cosa è successo nel frattempo, come sono cresciute. Non sappiamo questo, è per come è stato disegnato l'esperimento, è una cosa inevitabile, diciamo, è stata una limitazione inevitabile di questo tipo di esperimenti, sì, certo. Però sappiamo che cosa è accaduto durante i 21 giorni, cioè scusate, alla fine, dopo il 21esimo giorno, al 21esimo giorno, per essere più precisi. Questo che cosa ci dice? Ci dice che dal momento che hanno raggiunto la stessa concentrazione finale, a prescindere dalla condizione di gravità, questo è un buon sintomo che applicazioni biotecnologiche su Marte, sulla Luna o su altri corpi celesti in cui la gravità è minore rispetto a quella terrestre potrebbe essere possibile. Perché queste applicazioni biotecnologiche in genere avvengono in più giorni, in più ore o comunque più giorni. Quindi il fatto che alla fine raggiungiamo tutti la stessa concentrazione vuol dire che anche se c'è stata qualche differenza prima, alla fine raggiungono tutti questa stessa concentrazione finale. E quindi la prima cosa, diciamo, che abbiamo scoperto è che la bassa gravità non è probabilmente un limite a applicazioni biotecnologiche nello spazio, quindi una buona notizia. Sì. Però parlavamo di biomining, quindi che cosa abbiamo scoperto dal punto di vista del biomining? Per rispondere a questa domanda vi devo un attimo introdurre a questi due tipi di elementi. Le terre rare, dette anche lantanidi, che in inglese si chiamano rare earth element, e quindi REE. Allora, terre rare, spiegavo, non sono terreni rari, cioè suoli, sì, eccetera, cioè, sono elementi chimici, esatto. E si chiamano così, terre si rare. Chiamano così. Non so perché si chiamino terre, so perché si chiamano rare, cioè perché quando sono stati coperti... Avevo letto qualcosa, non mi ricordo perché, onestamente. Terre veramente non lo so, rare perché quando sono stati scoperti questi elementi si pensava che fossero rari, ma poi si è scoperto che invece sono ovunque sulla Terra e sono infatti questi elementi qua che vedete nella tavola periodica. Sono molto importanti come risorse, ecco, diciamo questo. Sì, sì. Perché sono usati in tutti i dispositivi elettronici, anche i più semplici, quindi se sono... Come il vostro cellulare.
Sì, i cellulari, ma quindi immaginate su nello spazio quanto potrebbero essere assolutamente... cioè quanto noi avremo a che fare con così dice, dispositivi elettronici. Mm-hmm. Il secondo è il vanadio, che è un metallo, lo vedete qui sulla tabella periodica, che è di forte interesse industriale perché è utilizzato per migliorare la forza e resistenza dei materiali strutturali. Quindi abbiamo visto le condizioni estreme nello spazio, pensiamo insomma che possa essere un elemento utile nello spazio. E che cosa abbiamo visto? Ah, scusate, dove li possiamo trovare? Li possiamo trovare in tutti i corpi celesti, compresa ovviamente la Terra, di cui abbiamo parlato, e quindi, ok, sappiamo che potremmo trovarli lì. Che cosa abbiamo scoperto, quindi? Innanzitutto abbiamo scoperto che uno dei tre microrganismi, le tre specie batteriche che abbiamo utilizzato, è in grado di estrarre le terre rare nello spazio, e questo è Sphingomonas aestecabilis, che è quello che abbiamo fornito noi all'Università di Edimburgo. In tutte le condizioni di gravità che abbiamo studiato. E poi, per quanto riguarda il vanadio, due di essi, quindi Sphingomonas aestecabilis e Bacillus subtilis, anch'essi erano in grado di estrarre il vanadio in tutte le gravità che abbiamo testato. Questo cosa vuol dire? Questa è un'ulteriore notizia positiva, perché vuol dire che il biomining nello spazio, in linea di principio, è possibile ad una gamma di diverse condizioni di gravità. Questo, d'altra parte, quindi la seconda cosa che abbiamo scoperto è che abbiamo fornito fondamentalmente la prima dimostrazione di biomining su una stazione spaziale. Ovviamente da fantastico, qui a dire che... si sa che è possibile fare questo sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi su condizioni di microgravità. In linea di principio, perché poi ci sono tutta una serie di parametri da tenere in considerazione, cioè il nostro hardware era un hardware molto piccolo. Una volta che tu fai quello che si chiama scaling up, quindi che ingrandisci il bioreattore, lo rendi così, allora la gravità potrebbe avere degli effetti diversi, e non solo quello, certo. Bisogna anche tenere in considerazione altri parametri, però perlomeno abbiamo dimostrato il principio, la fattibilità del principio. Siccome BioRock è stato così di successo, cioè è andato tutto così bene, abbiamo deciso quindi di fare questo secondo esperimento spaziale chiamato BioAsteroid, che è molto simile a BioRock, ma ha delle differenze chiave. La prima è che abbiamo riutilizzato uno dei batteri di BioRock, perché insomma era quello che si è comportato meglio di tutti, abbiamo deciso di riutilizzarlo. Sì, ma sì, poi sì. Abbiamo anche utilizzato una muffa, quindi un fungo, un tipo diverso di microorganismo, e anche un mix dei due per capire un po' come il mix possa interagire tra di loro, se competono, sì, oppure si aiutano, insomma così. E abbiamo anche cambiato il substrato roccioso. Questa volta abbiamo usato del vero meteorite, cioè un vero materiale extraterrestre, ovviamente. In particolare abbiamo utilizzato frammenti di L. condrite, potete vedere qua, questo è lo stesso hardware però contenente l'L. condrite, quindi questi frammenti. E poi mi piace sempre menzionare citare il mio supervisor che è il professore Cocchello, perché lui, quando stavamo disegnando questo esperimento, ha detto: ah, saremo i primi a lanciare indietro un meteorite nello spazio. Vabbè, poi ce lo siamo ripresi ovviamente, però insomma questo concetto mi è piaciuto. E il concetto, diciamo, questo è lo schema, è, come vedete, abbastanza simile, però è stato più piccolo rispetto a BioRock, perché abbiamo avuto i nostri fantastici campioni, un set l'abbiamo lanciato nello spazio e è stato sottoposto a microgravità, e poi un set è rimasto sulla Terra e è stato sottoposto a gravità terrestre reale. Sono cresciuti, sono tornati, adesso li stiamo analizzando, quindi... Purtroppo non ho dati da mostrarvi, però una cosa che volevo dire, insomma, è stato lanciato con successo nel dicembre 2020 nella missione SpaceX Commercial Resupply Service 21. Purtroppo questa volta non siamo potuti andare in Florida per via della pandemia, quindi l'ho seguito da casa. Questo sono io che lo seguo il lancio dal computer, però comunque è stato molto interessante. Sì, dimmi. Ah, no, dico quindi work in progress, sì, perché giustamente sì. È ancora ongoing, diciamo. Cioè, sì, l'esperimento spaziale è tornato. Però in realtà abbiamo anche finito da poco il ground control, però appunto è finito da poco, di conseguenza stiamo ancora analizzando i risultati e spero di potervi dimostrare presto. Detto ciò, che cosa ci possiamo aspettare dal futuro della microbiologia spaziale? Io vi ho mostrato solo due esempi di esperimenti che ho condotto io, ma c'è tantissimo. Sì. Non solo che è stato fatto e che è in atto al momento, ma anche da scoprire.
ad esempio quali sono i meccanismi molecolari che sono influenzati dal volo spaziale e soprattutto cosa accade nei viaggi di lunga durata. Questo è particolarmente interessante perché ad esempio per Marte soprattutto sì, pensiamo ci vogliono almeno 6 mesi per andare su Marte, quindi dobbiamo capire come i microrganismi, non solo gli esseri umani ma anche i microrganismi insomma rispondono a viaggi spaziali di lunga durata. Quali sono ad esempio gli effetti delle condizioni spaziali sulle interazioni con dei microrganismi con altri organismi, quindi quello che dicevo prima, ad esempio il microbioma umano, come cambia l'interazione, cambia prima di tutto e come? Quali sono anche i meccanismi che alterano la virulenza e la resistenza dei farmaci allo spazio, perché si è visto che molti patogeni, molti microrganismi patogeni patogeni facoltativi, non riesco a ricordarmi la traduzione, comunque insomma la virulenza è aumentata spesso aumentata in condizioni durante il viaggio spaziale, quindi dobbiamo capire anche di più su questo, perché questo più il fatto che il sistema immunitario degli astronauti è spesso compromesso potrebbe comportare un problema chiaramente. Dobbiamo capire di più sui danni da radiazioni e anche capire come sfruttare i superpoteri di questi microrganismi per permettere gli insediamenti extraterrestri. E si potrebbe anche pensare di utilizzare la microgravità per la produzione, non solo di, qua ho messo farmaci antibiotici nello spazio, ma non solo, tutte le bioindustrie potrebbero, se considerate una cosa diciamo che aiuta la bioindustria, si potrebbe pensare di farle nello spazio, imparare come produrre terreno fertile. Ma anche questa cosa mi piace sottolinearla, pensare ad applicazioni terrestri, perché... E qua vediamo anche che la ricerca spaziale serve sempre anche per la Terra, cioè... Esattamente. Quindi, assolutamente. È proprio dove volevo arrivare, cioè voi sicuramente siete un pubblico a cui non è necessario spiegare questo, però tutta la scienza spaziale non ha applicazioni solo spaziali, ma anche applicazioni positive sulla Terra. Una volta che una tecnologia è stata sviluppata per qualcosa, anche per qualcosa di spaziale, pensiamo al GPS per esempio, poi questa tecnologia è anche disponibile per la Terra. Quindi detto questo volevo ringraziare sia il team di BioRock sia il team di BioAsteroid e vi lascio alcuni link utili e anche i miei contatti qua in basso. Quindi quel ragazzo di cui non ricordo il nome. Ah sì, dopo glieli mando io, oppure se ci sta ancora seguendo, ecco Tommaso. Cioè, Tommaso, sei con noi ancora. Batti un colpo se ci sei. Ecco. Vabbè, e qua ci sono i contatti di Rosa, ecco la sua email. Se avete Twitter, c'è anche su Twitter. Anche Twitter, cioè anche Facebook. Che tra scienziati usiamo Twitter tante volte. Io lo uso tanto le conferenze. Insomma, se avete domande, cose fa, qua già parlano tipo Rosa, quando hai poi i risultati di BioAsteroid vogliamo un'altra live, eccetera, eccetera. Devo trovare qualcosa però a parte le cose di BioAsteroid, poi devo trovare qualcosa di nuovo da raccontarvi, perché alla fine la base è sempre quella. Quindi, ringrazio voi, sia per l'invito, ma anche il pubblico, diciamo, per l'attenzione. Ok, allora, ecco, mi vedi? Sì, ci stai vedendo. Ecco, riesci a leggere la chat, i messaggi anche? Sì. Come vedi, sì, ancora fanno i complimenti, cioè, non hai idea, guarda, ci hanno fatto tantissimi complimenti durante la live. Grazie. Ora, ragazzi, aspettiamo domande perché è un argomento interessantissimo questo. Rosa mo sta prendendo una pausa per bere perché non ce la fa più. Non so come hai fatto a parlare 1:15 con quella maniera, perché poi non sei fermato. Parlare... È vero, un'ora e quindi. Mamma mia. Scusate, intanto io vi dico una cosa ora, perché come sapete io vi avevo già detto che sono anche uno scrittore di libri thriller scientifici, di avventura, e alcuni di voi so che già hanno letto alcuni dei miei libri, sono piaciuti, io vi ringrazio tantissimo. E Rosa, che è qui con noi, mi ha aiutato a scrivere il mio terzo romanzo, ecco perché. Perché il mio terzo romanzo, sorpresa, sorpresa, parla proprio di queste cose qua, di microorganismi estremofili, cioè microbi che sopravvivono a temperature, ambienti estremi,
E questo terzo mio romanzo si chiama Gli abitanti dell'inferno. Allora, non so se guardate, ecco, con l'immagine. Io ancora non ho il libro fisico perché mi deve arrivare, perché è uscito veramente l'altro giorno, questo terzo romanzo, però se volete leggerlo, vi lascio il link, quello metto ora in chat, dove potete acquistarlo su Amazon. Mi ha aiutato Rosa anche con le informazioni, ecco, con la consulenza riguardo la scrittura di questo romanzo. Sì, è stato un piacere. L'ho anche già comprato, infatti stavo per mostrare il Kindle. L'hai già comprato in Kindle, nel formato, perché lo trovate sia in ebook sia in formato fisico. Proprio. Io invece ho ordinato tutte le mie copie fisiche, ancora devono arrivare. Fatto prima io praticamente, perché... Sì. C'è Tommaso, ecco, che deve comprare il libro di Nicola, mi raccomando. Ecco, Tommaso, non so se sei segnato il contatto di, vabbè, poi te lo do io in caso, il contatto di Rosa, perché lui è un biologo che è interessato proprio a proseguire l'astrobiologia, ecco, il nostro biologo. Allora, ragazzi che mi state seguendo, ecco, perché io ora ho fatto questa live con Rosa, che è una biologa, e non l'ha fatta Tommaso, ecco, l'ho fatta perché... non solo perché conosco Rosa da tanto tempo, ma perché, ecco, queste applicazioni di Rosa si collegano alle rocce, ai meteoriti, ecco, anche riguardo un po' riguardo anche la geologia planetaria, ecco, quindi è una cosa che riguarda un po' le due cose, la biologia, la geologia. Allora, sto cominciando a lavorare su diversi tipi di meteoriti. Infatti, per questo prima parlavamo di Eucriti, però. Valentina Parisi, non vedo l'ora di leggerlo. Grazie Valentina, so che già ti sei letto gli altri due. Grazie veramente. Grazie dei complimenti. Grazie veramente, tutti stanno facendo complimenti. Fate, se avete domande, è veramente il momento migliore per farli. Io nel frattempo vi condivido anche il canale YouTube Geocosmos TV, che è il mio canale YouTube, dove trovate sia il video di cui vi ho parlato prima, quello in cui mi sono mangiato un pezzo di Marte, che comunque ve ne parlerò dopo in un altro live perché è una storia da raccontare, sia video ogni settimana. Ogni settimana pubblico un nuovo video, quindi mi raccomando, seguitelo, iscrivetevi al canale, ci saranno sempre novità, ecco, a parte questo. So che molti di voi già mi seguono sul canale YouTube, però ora c'è una novità. Ho anche un canale Twitch dove faccio delle live così quando mi gira, tipo c'è una news su Marte, su qualcosa di nuovo scoperto nell'universo, tipo metto là, leggo insieme a voi l'articolo e lo commentiamo, e faccio anche poi gameplay di videogiochi di fantascienza su altri pianeti, così vi spiego proprio sul campo alcune cose, anche sul campo virtuale. Ecco, vi lascio anche il link al mio canale Twitch, iscrivetevi anche lì, mi raccomando, vi aspetto. Abbiamo una domanda da Rossella Pantanella. Stati individuati microorganismi sulla cometa raggiunta dalla sonda? Non ricordo il nome, la cometa Rosetta, la sonda Rosetta, la cometa... è un nome russo, non mi ricordo. Sì, poi viene ribalta, noi chiamiamo la cometa Rosetta perché la sonda si chiamava Rosetta, ma non si chiama Rosetta. Sì, beh, aspetta. Ma, comunque no. No, c'è, non sono mai stati isolati microorganismi nello spazio. O meglio, diciamo così, non sono mai stati isolati microorganismi alieni. Si sono isolati alcuni microorganismi dalla Stazione Spaziale Internazionale, che non erano stati mai isolati sulla Terra. Però attenzione, non vuol dire che siano alieni, semplicemente per puro caso non sono stati mai trovati sulla Terra e si sono isolati andando a campionare la Stazione Spaziale Internazionale, ma non sono alieni. È molto importante perché è facile confondersi, insomma. Certo. Però adesso voglio vedere come si chiama questa cometa. Sì. Emiliano Mancini, come fanno i fluidi cellulari a non andare in ebollizione nello spazio? Quando vanno, se tu li metti nello spazio aperto, vanno in ebollizione, questo è il motivo per cui, come dicevo, una delle condizioni, uno degli effetti del vuoto su organismi biologici è l'evaporazione dell'acqua nel vuoto, ma quando noi ci troviamo ad esempio all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, tanto per
Ecco, questa è la differenza. Esempio, la pressione è controllata, ecco perché gli astronauti, insomma, non muoiono, non gli succede niente, la pressione in quel caso è controllata e di conseguenza questo non accade. Tra l'altro ci sono delle strutture per studiare i microrganismi al di fuori, non solo i microrganismi, insomma, per fare degli esperimenti biologici al di fuori della stazione spaziale, ad esempio Facility Expose, si chiama Expose proprio perché permette l'esposizione dei campioni biologici, in particolare microrganismi, al di fuori della stazione spaziale internazionale. In quel caso sono anche esposti al vuoto, per esempio, e in quel caso non puoi metterli in coltura liquida, ma li devi mettere disseccati. Avevo visto che c'è la professoressa Daniela Billi, che mi fa molto piacere che sia con essa. Lei è un'esperta, ha fatto un sacco di esperimenti a riguardo. Lei Daniela Billi, sì. Di questo proprio. Salutiamola allora. Sì. Tommaso ci ricorda che si chiama Cometa 67P. Vabbè, non è molto semplificativo ricordarcelo perché comunque non so pronunciare. Churyumov-Gerasimenko, ok. Andrea Vitrano, ecco. Lava eccezionale. Come si fa a proporre un esperimento da portare sull'ISS? Questo è interessante, questa domanda. Questo è interessante perché adesso si stanno anche aprendo delle vie nuove, nel senso che fino a qualche tempo fa la via era tramite agenzia spaziale, quindi dovevi andare o all'ASI, che sarebbe l'agenzia spaziale italiana, oppure l'ESA, la NASA, così via, provare, insomma non è che vai direttamente, ovviamente ci sono dei canali in cui tu puoi proporre, dei canali ufficiali in cui tu puoi proporre questi esperimenti, ed è un processo molto lungo, è anche la ragione per cui PureRock ci ha messo 11 anni per andare veramente poi nello spazio. Però ultimamente ci sono anche dei canali, diciamo, commerciali, ad esempio quello che è accaduto con BioAsteroid, quindi vi posso portare entrambi gli esempi. Con BioAsteroid ci siamo avvalsi di una, non so mai come chiamarla, diciamo una compagnia che deriva da Kaiser Italia, che se vi ricordate è quella, cioè o meglio, Kaiser Italia deriva da, no scusate, deriva da Kaiser Italia, che è quell'industria che produce gli hardware per questi esperimenti spaziali, che permette praticamente di utilizzare, se tu paghi tot, ti dà la possibilità di fare questi esperimenti spaziali in maniera più facilitata, perché puoi riutilizzare degli hardware che sono già stati sviluppati, quindi questo riduce tantissimo la possibilità, e queste sono delle vie, le vie commerciali stanno diventando sempre più utilizzate fondamentalmente, e probabilmente saranno nel futuro. Il problema è che ovviamente sono costose, perché ma certo. Questo non vuol dire, cioè anche la via, quella più classica attraverso l'agenzia spaziale, è costosa, però in quel caso c'è l'agenzia e ci sono, che ti paga, sì, comunque ti finanzia gli esperimenti. Sì, e si stanno utilizzando. Poi c'è Stefano Macciocchi che chiede: è possibile l'esistenza di microrganismi nell'atmosfera dei pianeti giganti? Questo, devo essere sincera, non cioè, sarebbe però vita aerea quella delle nubi. Sì, beh, diciamo quello non è impossibile, perché sono stati trovati, cioè di per sé, nel senso che sono stati trovati ad esempio dei microrganismi nelle nuvole terrestri, ovviamente. Però le condizioni in quei casi sono talmente estreme che, ripeto, non sono un'esperta al riguardo, però cioè non sono ad esempio un'esperta delle condizioni, che so, di Giove, Urano, però la vedo una cosa, insomma sarebbero veramente delle condizioni estreme, sarebbe veramente anche su Venere potrebbe essere possibile, anzi su Venere forse ancora meglio, forse proprio dei giganti gassosi. Quello ad esempio, quando è stata scoperta quella esatto, Maria Zander dice proprio sì, come si proponeva per bene, però poi è stata diciamo rivista la fosfina su Venere, i dati della fosfina su Venere sono stati rivisti e purtroppo non era fosfina quella. Ma anche il discorso è anche che anche se fosse stato, le condizioni su Venere sono su Venere sono d'accordissimo, è un inferno, ma stiamo parlando di sopra Venere, cioè stiamo parlando proprio delle nubi di Venere. Sì, beh, comunque sia, là, forse per un organismo estremofilo
può essere fattibile. Diciamo che le condizioni che sono presenti in questi pianeti sono più estreme degli estremi che abbiamo trovato finora, il che non vuol dire che un domani non scopriremo un microorganismo capace, però per quello che ne sappiamo oggi, dalle conoscenze attuali, nessuno degli organismi che noi conosciamo ad oggi potrebbe sopravvivere. Però... Ecco, c'è Tommaso che dice che in merito a batteri scoperti sull'ISS, trovate un suo articolo sul sito di Passione Astronomia, voi potete leggere. Questa è una nostra specie di batteri a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ora, chissà se è quello... Perché di recente ne hanno scoperto un'altra, però ce n'è stato anche... Cioè, è successo più volte, ce n'è stato uno... Che anno era? Il 2007, mi pare? Non mi ricordo, comunque, insomma... ogni tanto accade questa cosa, però ripeto, non sono batterie aliene, mi raccomando. C'era Stella Pantanella, si conoscono ricerche di microorganismi condotte da altri paesi come Cina, Russia o Giappone? Sì, ce ne sono parecchie. Adesso io sinceramente la maggior parte di quelli che conosco sono o russe o europee o americane, però soprattutto adesso che la Cina sta, il Giappone insomma stanno conducendo un sacco di, si stanno spingendo molto nello spazio, sicuramente. Ah no, scusa, una cosa mi è venuta in mente, che se non mi sbaglio c'è uno studio molto bello che riguarda proprio il microbioma umano. E mi pare che sia uno studio giapponese, adesso non mi vorrei sbagliare, ma poi in genere c'è da considerare che questi tipi di studi sono talmente ampi che in genere i gruppi di ricerca non sono solo cinesi o solo giapponesi, ma sono veramente molto, molto ampi. Non me ne viene in mente nessuno, ma ce ne sono tantissimi, figuriamoci. Va bene ragazzi, ci sono altre domande, se le avete fatele. Io intanto ecco, vi mando il link, perché oltre al libro che mi ha aiutato a scrivere Rosa, diciamo che è il mio terzo romanzo, ovviamente sono i primi due, che sono L'Universo non dimentica e Antico Futuro, questo ce l'ho in formato cartaceo. Se volete acquistarli vi lascio il link dove trovate tutti i miei tre libri, ecco, ve lo lascio in chat così. Potete sempre prenderli su Amazon come quello di prima. E qua li trovate tutti e tre. Abbiamo una domanda da Maria Zan. I microorganismi terrestri nello spazio, portati dall'uomo ovviamente, in condizioni molto differenti, si potrebbero evolvere? Questa è una bella domanda. Qui. Una bella domanda, perché l'evoluzione penso agisca, penso che agisce in... tanti anni, cioè non anni, sì. Cioè, si parla di centinaia e centinaia di anni. Lei ha ragione, diciamo, a pensare al fatto, quando tu metti dei microorganismi, o qualsiasi organismo, sotto, ma soprattutto i microorganismi perché sono molto rapidi a duplicarsi, no? In condizioni di stress può capitare che subiscano delle mutazioni casuali, ovviamente, che poi li portano ad evolversi. Quindi potrebbe accadere. Questa è infatti una delle cose importanti che avevo messo nella slide finale, quella del futuro della microbiologia spaziale. È una delle cose da capire, perché un conto è fare un esperimento di 21 giorni o anche meno. Non ci aspettiamo che molto cambi nei microorganismi dopo, insomma, 2-3 settimane potrebbe capitare, sì. Però sarebbe una cosa casuale. Ma se tu ti vai a stabilire su Marte, già per arrivare, come dicevamo, ci vogliono 6 mesi, quindi il tempo aumenta, insomma è una cosa che va studiata. È una delle cose, sì, che si studia principalmente, tra l'altro, gli effetti delle radiazioni, in particolare su microorganismi nello spazio. Va bene, se non ci sono altre domande andiamo a letto. Rosa, perché è stanchissima forse, ma forse no, perché ho un'ora indietro io. Sì, io sono le 9:30. Vabbè, però comunque ti è stancata proprio a parlare, cioè, io però di non avervi rimbambito, perché parlo sempre troppo. Va bene, allora qua vediamo, tutti sono contentissimi, dicono, poi se hai nuovi dati su Bioasteroid, cose varie, ci rivedremo. Vediamo. Intanto ringraziamo Rosa, veramente, per questa serata fantastica.
che ci spiega tutte queste cose, che veramente per me è veramente una delle cose più emozionanti, è proprio sapere che molti dei tuoi esperimenti vengono fatti proprio in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi, wow, bello. Grazie. E quindi grazie. Ragazzi, noi ci vediamo nelle prossime live, che ancora non vi spoilero cosa ci sarà dopo, ma saranno comunque molto molto interessanti. E invece per quanto riguarda i prossimi eventi, avete, ecco, vi metto i prossimi eventi nella chat, perché ci avete la serata con Umberto Battino verso, mi sembra che sia il 21 settembre. Sì, il 21 alle ore 9, di professione astrofisico. E ragazzi, grazie ancora per averci seguito, e vi auguro una buona notte a tutti, e sempre cieli sereni. Grazie mille a tutti quanti. E a ciao.